Visto che dite che qua su TikTok faccio solo i video mukbang dove mangio, oggi cambiamo un bel video spesa. Prima però parliamone, raga. Questo è lo scontrino totale 210 euro, ma io ho pagato solo 110 perché avevo un fantastico buono shopping per fare la spesa da MD che ho acquistato Subito a 15 euro se non erro, vabbè, lascio come al solito lo screen con il prezzo preciso al centesimo. E quindi sì, questa volta ho risparmiato 100 euro sulla spesa, avete visto, sono 4 sacchi ed è sempre stupendo, grazie a Bidu, poter risparmiare, soprattutto con la spesa è una soddisfazione, c'è anche il mio fidanzato, con la spesa c'è una soddisfazione stupenda. Vero, anche il delivery, il sushi, ma la spesa non lo so. Quindi come sempre grazie a Bidu, anche voi vi potete ovviamente iscrivere e provare gratuitamente il sito avendo dalla sottoscritta 30 crediti gratuiti. Come fare? Andate sul sito www.bidu.com, vi registrate in alto a destra, mettete il vostro nick, il vostro numero di telefono e in basso sotto c'è scritto codice regalo, mi pare, mi metto lo screen per sicurezza, e inserite il mio nome, Alessia Liberale, tutto attaccato in maiuscolo. Ve lo scrivo anche quello, così non potete sbagliare. Subito vi danno 30 crediti e voilà, potete anche voi andare ad acquistare il vostro fantastico buono shopping da utilizzare poi come volete. Io l'ho scelto per la spesa, ma lo potevo convertire in 3.000 altre cose: benzina, diversi tipi di supermercato, Deliveroo, Trenitalia, qualsiasi, Primark, tutto, c'è tutto. Ma ora basta, bando alle ciance, vi mostro la mia spesa. Questa è una spesa che ci durerà una decina di giorni circa, forse qualcosina di più. E l'unica cosa, non ho preso pesce a questo giro. Mi sono dimenticata di fermarmi dal pesce. Iniziamo subito, dai. Allora, raga, stiamo tirando fuori a caso, quindi non è per ordine di preparto. Allora, all'MD c'è questa marca di detersivi, questo è quello igienizzante. Vi dirò, non è così male. È bello grande, non costa neanche pochissimo in realtà. Quindi va bene così. Latte, vabbè, ora me ne è capitato uno, ma ne ho presi due intero. Poi, tramezzino, che solitamente lo mangio a pranzo perché è per funghi, questo qua. Poi c'era il San Daniele in offerta, però questo confezionato. Io sono pro ovviamente salumi freschi, raga, però c'è da dire che tante volte non so quando li consumeremo, in quanto tempo, quindi con questi che sono a lunga conservazione meglio. Comunque 80 grammi, non vi sto a dire i prezzi. Poi Emmental tedesco. Poi cookie, biscotti americani, uova da 10. Nel frattempo il mio fidanzato mette a posto, che bravo. Kinder fetta al latte. Raga, ho preso le puntarelle per la prima volta, cicoria, puntarelle, insomma. Come si fanno? Secondo me tipo friarielli saltati con latte. Come si No, fa? le puntarelle si fanno così dall'insalata. Però qua c'è scritto cicoria. Boh, raga, volevo provare sta verdura nuova, romana, ma non l'ho mai cucinata. Banane, anche bananone. Mi è spuntato l'altro latte, poi ho preso in offerta, ma già l'avevo assaggiato questo formaggio spalmabile di capra, buonissimo, a mio fidanzato non piace la roba di capra. Due besciamelle perché devo fare la lasagna e sì, no, non la faccio in casa, non vi sconvolgete. Carote, tante carote, funghi champignon per fare la raclette stasera, ce ne mettiamo sulla raclette, tortellini per il brodo. E un porro sempre per la raclette stasera. Devo andare più veloce che qua non siamo su YouTube, sono abituata a YouTube. Salumi vari, due cotto e uno speck. Funghi pleurotus che sono enormi, non ho mai visti così grandi. Aglio, poi passata, Nutella, l'ultimo vasetto di Nutella. Chi l'ha fatto fuori? Tu. Quindi questo mo se non me ne lasci un pochino come si deve. Salamino galbanetto, raga, buono. Maionese, pelati, ne ho presi tre, ora me ne è capitato uno. Kinder Paradiso. Ho ripreso le crostatine per il mio fidanzato. 1,2 kg di clementine. Patate. Olio. Cirio. Era in offerta. Zucchine. Sottilette. Salmone affumicato. Questo è 300 grammi. Le mie famosissime piadine romagnole. Pecorino. Cipolle. Ho preso questi ravioli, asparagi e gamberi. L'altra volta provai quelli al tartufo, erano molto buoni. Ho fatto anche il video qualche giorno fa. Mortadella fresca in questo caso. Mozzarella di bufala. È raro trovare in Campania, a Napoli, la mozzarella di bufala buona nei supermercati. Ma questo ce l'ha molto buono. Wurstel. Panini
parmigiano, prosciutto e panini, cereali, poi pomodorini, questi qua ne ho presi due, ho preso anche il concentrato perché devo fare il ragù, caffè Kimbo e brioche del panificio o cornetti come li chiamiamo qua, per metterci una là dentro. A carta per bucio e ho preso 5, 6 o forse 7 Coca-Cola, ma non ve le faccio vedere tutte ovviamente. Allora, mi è capitata la busta con la carne, muscolo di scottona, perché finalmente voglio fare il ragù al mio fidanzato, che non glielo faccio mai, a lui piace moltissimo, ma vabbè, mi capita il ragù napoletano ovviamente. Costata di scottona, questa da congelare, poi hamburger di scottona, poi le tracchie, ecco, per fare sempre il ragù, che vanno insieme al muscolo. Questo invece no, il muscolo no, che ho fatto, ah no, questa è la corazza, me l'ha settata come muscolo, corazza invece per fare il brodo, brodo vegetale con carne. C'è anche questa costata di bovino che la tagliamo a pezzettini e la utilizziamo stasera sulla raclette. Frollini, questi qua che piacciono al mio fidanzato, soprattutto per la colazione, che io non faccio quasi mai, mi mangio più che altro la sera io le cose dolci. Il che è peggio del mattino. Poi c'è questa pasta qui che ho ripreso per fare... Che c'è? Vai, vai. Per fare la pasta al sugo che ho fatto l'altra volta. Vabbè. Not caption needed. Poi queste, raga, c'è melanzane indorate e fritte già fatte, buonissime. È uscito un altro pacco di gusto. Abbiamo quasi finito. Ho ripreso il pollo del video che tutti mi chiedevate. Il pollo, raga, l'avevo fatto, che l'avevo visto pure nel video. È delle metti. Sono filetti di pollo al Kentucky. Poi bistecche di pollo, poi costata di bovino, la seconda, perché era una mia e una lui. Queste salsiccette metà le congeliamo e metà ce le mangiamo stasera sulla raclette. Poi un bel chilo, sì, di pollo da fare al forno con le patate, classicone. Poi vediamo cos'altro. Ah, ho ripreso anche il soffritto, raga, perché l'ho assaggiato l'altra volta, era buonissimo. Non tutti, anche come la mozzarella, non tutti i supermercati lo fanno buono il soffritto. Provo l'affumicato per fare la lasagna con il ragù di qui sopra. Salsiccia per il ragù. Queste le mangiamo stasera, medaglioni di suino speziati, che noi o li congeliamo o li facciamo con la raclette stasera. Poi ho preso 4 mini pizze per me veloci a pranzo e mozzarelline impanate. Io direi che è tutto. Abbiamo preso pochi, ho preso pochi secondi, potevo prendere un po' di pesce, non so perché. Vabbè, comunque non ci ho pensato a prendere un po' di pesce. Ci vediamo. Se vuoi me lo puoi, ce lo puoi dare tu. No, ma non creiamo false illusioni e speranze. Ci vediamo alla prossima, un bacio.